Sei operai della Marcegaglia che non hanno accettato l'accordo sulla chiusura dello stabilimento di Milano e il trasferimento a Pozzolo Formicaro, oltre 100 km da casa, sono saliti sul tetto della fabbrica e chiedono il ricollocamento negli stabilimenti che il gruppo Marcegaglia ha a Boltiere, Corsico, Lainate e Lomagna. L'azienda non intende accogliere per il momento le richieste degli operai e il prossimo lunedì, davanti ai cancelli della fabbrica, si preannuncia più caldo dei 40 gradi che hanno coperto Milano. Da tre giorni gli operai della Marcegaglia sono saliti sul tetto e hanno occupato la fabbrica. Perché? L'azienda non ha rispettato gli impegni che aveva preso con l'accordo che è stato firmato l'anno scorso per la chiusura dello stabilimento. Ci ha detto che secondo noi di cassa integrazione non ci sta, che posti di lavoro negli altri stabilimenti limitrofi non ce ne sono e per cui noi dobbiamo essere trasferiti immediatamente e coattivamente dal 27 di luglio nello stabilimento di Pozzolo Formicaro che è a 108 km da qui. Questa si chiama deportazione e noi non la possiamo accettare. Che cosa si produce o produceva qui? Si continua a produrre pannelli isolanti al poliuretano espanso e poi praticamente c'è tutto il magazzino, che c'è ancora un quarto del magazzino qui dentro che è invenduto, che deve essere spedito, e quindi oltre alla produzione industriale, che è un terzo dell'attuale produzione di pannelli di tutto il gruppo, di tutta la Marcegaglia Biltec, si spediscono anche i pannelli che sono stati già prodotti. Quindi noi praticamente abbiamo deciso di bloccare la produzione. I carri ponte e il tetto sono lo strumento attraverso il quale noi blocchiamo la produzione e impediamo di lavorare. Dopodiché c'è un problema serio, perché l'azienda invece, nonostante noi siamo lì, abbiamo bloccato i carri ponte, quindi non si capisce come far lavorare, ha invitato tutti le maestranze che erano rimaste qui, che sono 12-13, a presentarsi lunedì al lavoro, perché vuole spedire e vuole continuare la produzione. Lunedì ci sarà un presidio qui davanti, dalle 5 del mattino invitiamo quante più persone possibili a partecipare, perché questa è una provocazione dell'azienda, vuole far scoppiare un casino, vuole farci fare la guerra fra lavoratori e poi trovare il modo per far intervenire la polizia e buttarci fuori. Davanti a te, alle mie spalle, ci sono tutti i palazzi, la nuova zona residenziale che ha sostituito le vecchie fabbriche di Milano. Perché la Marcegaglia vi ha chiesto di trasferirsi e vuole abbandonare questo sito che peraltro ha avuto quasi gratis? Esatto, praticamente Marcegaglia l'ha pagato 50.000 lire al metro quadrato, adesso il valore è di circa 5.000 euro al metro quadro. L'ha pagata 400 milioni, adesso la può vendere, 400 milioni di lire, adesso la può vendere a 400 milioni di euro. Marcegaglia ha dei buffi da coprire, i danni della Gabbetti, altri buchi che ha fatto in giro con politiche strane industriali, per cui Marcegaglia ci manda via soprattutto perché deve realizzare col terreno e appunto investire questi soldi in maniera diversa. Cosa chiedete per scendere da lassù? I 7 posti di lavoro che sono previsti dall'accordo che ha firmato l'anno scorso l'azienda, cioè che si è impegnata a darci l'azienda con l'accordo che ha firmato l'anno scorso. Avanti, preparati.